Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Con noi Nicoletta Caponi, comandante della Polizia Locale di Perugia. Quest'oggi questa iniziativa con le scuole, no? Questa manifestazione Scuole Strade Sicure No Droga, insomma un messaggio importante che viene ribadito quest'oggi qui alla Sala dei Notari. Sì, decisamente un messaggio importante. Siamo ben felici di accogliere in questa bellissima sala del Comune di Perugia le scuole vincitrici del bando di concorso Scuole Strade Sicure No Drug, che diciamo conclude un ciclo di formazione che alcuni colleghi appartenenti alla Polizia Locale hanno tenuto nelle terze classi delle scuole superiori del Comune di Perugia. Mesi fa il comando di Polizia Locale, la struttura organizzativa sicurezza che dirigo, ha deciso di partecipare a un bando del Ministero dell'Interno proprio per il controllo davanti alle scuole che stiamo portando avanti dalla fine dell'anno scolastico appunto in corso. Stiamo portando avanti questo controllo nelle scuole tutte le mattine nell'orario di ingresso, quindi dalle 7.30 alle 8.30, nell'orario di uscita dalle 12.30 alle 13.30, alcune nostre pattuglie sono presenti davanti ai principali istituti scolastici del comune proprio al fine di prevenire e reprimere quei fenomeni legati al mondo della tossicodipendenza, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Al termine di questo percorso, e quindi abbiamo tenuto delle lezioni nelle scuole e abbiamo lanciato un'idea ai ragazzi di partecipare con un articolo di stampa proprio legato a questo corso di formazione che hanno al quale hanno aderito nelle scuole, e sono arrivati questi elaborati da parte dei ragazzi e abbiamo deciso di premiare i primi tre elaborati e anche le scuole dei quali i ragazzi fanno parte. Quindi oggi, al termine di una giornata durante la quale sia il nostro vice sindaco che il responsabile per Perugia della comunità di San Patrignano sono a disposizione dei ragazzi anche per eventuali dubbi, quesiti, domande legate a questo argomento, al termine appunto di questa giornata di formazione provvederemo a premiare sia i rappresentanti degli istituti scolastici sia i ragazzi con dei buoni in denaro attraverso i quali loro potranno acquistare del materiale informatico, quindi computer, tablet, telefoni, tutto quello che occorre per la loro attività didattica. Con noi il vice sindaco Gianluca Tuteri. Quest'oggi qui alla Sala dei Notari si conclude un percorso formativo di questa iniziativa che è promossa dalla Polizia Locale di Perugia, insomma insieme al Comune, per sensibilizzare appunto i giovani, no? Per insomma, questo problema importante che insomma dell'uso dei stupefacenti, soprattutto abbinato poi alla guida. Lei dottore, che è un pediatra, insomma un problema che sente anche lei in prima persona. Sì, mi è stato chiesto dalla Polizia Locale di intervenire alla manifestazione odierna di premiazione con una lezione esclusivamente di natura medica, su quello che sono i rapporti tra le sostanze d'abuso e gli stupefacenti. Divulgare la scienza ai ragazzi, ma a tutti, è difficile ma è estremamente importante. Della scienza non dobbiamo fidarci soltanto quando ci dà buoni messaggi che ci interessano, come trovare la soluzione per una malattia mortale. La scienza nell'ambito delle droghe ci dà da tanto tempo, con le sue ricerche, risultati che ci dicono ad esempio quello che spesso invece nei talk show televisivi, anche quelli tra virgolette considerati più intelligenti, che non esistono differenze, che esistono, scusate, differenze tra le droghe leggere e le droghe pesanti. Dal punto di vista scientifico non vi è alcuna differenza, gli effetti sul cervello sono gli stessi, la dipendenza la creano la nicotina, la cannabis come l'eroina o la cocaina. Ecco, dare attraverso una divulgazione scientifica semplice ai ragazzi gli strumenti vuol dire non dare soltanto il messaggio è vietato, punto. Ti do in mano gli strumenti per capire perché vorremmo che non ti avvicinassi alla sostanza d'abuso,
perché quali sono le conseguenze alle quali potresti andare incontro, ma soprattutto, anche questo, sempre ritornando il discorso a quella bufala delle sostanze, delle droghe leggere, le droghe pesanti, la cannabis, soprattutto in particolare a questa età, la scienza ce lo dimostra, i ragazzi alla fine di questa chiacchierata lo avranno, lo comprenderanno e capiranno i meccanismi tanto quanto li conosco io. Ecco, la cannabis a questa età danneggia il cervello producendo dei danni che si manifesteranno sicuramente dopo 10-15 anni. Gli psicologi in oramai da 20 anni avevano queste osservazioni, la scienza è arrivata poi a dimostrarle in maniera oggettiva. Ci si aspetta una epidemia, ma della quale già stiamo vedendo i risultati, un'epidemia di problemi psichiatrici, un'epidemia di sindromi schizoidi e purtroppo anche un incremento notevole di quelle crisi depressive e ansiose che portano poi al suicidio. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.